Bentrovati da Gerardo Paterna per il blog gerardopaterna.com, un nuovo hangout oggi. Parliamo di comunicazione visiva nel settore immobiliare, quindi tante informazioni utili, quindi dal punto di vista proprio dell'immagine, se vogliamo, per l'agente immobiliare. Lo facciamo con uno specialista del settore, un brand designer che ho scoperto così girovagando su LinkedIn. Sto parlando dell'amico ormai Cristiano Guerra, che salutiamo. Ciao Cristiano, ben Ciao, trovato. Gerardo, ciao a tutti. Bene, allora Cristiano Guerra chi è? In sostanza aiuta da 20 anni circa professionisti ed aziende a comunicare con le immagini. Cristiano ha lavorato per importanti agenzie su progetti che hanno coinvolto marchi di rilevanza nazionale, stiamo parlando di internazionale, stiamo parlando di Erg, L'Espresso, Lovable e molti altri. Quindi direi di partire subito con qualche domanda, così da cominciare ad esplorare questo mondo per noi inedito, no? Allora, Cristiano, cosa intendiamo intanto per comunicazione visiva? E quali sono almeno tre vantaggi che derivano da un'efficace comunicazione visiva? Allora, la comunicazione visiva è tutto ciò che comprende quello che noi possiamo vedere semplicemente. Quindi, comprende, possiamo dire che parte dal logo, diciamo, quando parliamo di comunicazione visiva abbiamo tutti in mente un logo, ma comprende anche le fotografie, fotografia, non so, nostra, del nostro viso, piuttosto che le fotografie che utilizziamo per comunicare, comprende le grafiche, quindi dalle infografiche ai vari grafici, a, non lo so, schemi, tabelle. Per chi usa Instagram, per esempio, Instagram è un social che si basa proprio sulla comunicazione visiva e lì sono nati altri tipi di comunicazione che sono, per esempio, le citazioni grafiche, che sono, sai, le frasi prese da autori famosi, impaginate magari con Canva, che è Sì. un tools, e quello funziona molto per esempio su Instagram. Anche appunto, allora, tutti i testi, per esempio, che vengono impaginati in un certo modo, anche quella è comunicazione visiva. In effetti, in un certo modo, anche i testi in generale, che ne so, le email, per esempio, anche quelle possono essere comunicazione visiva, perché le email, in base a come sono strutturate, possono comunicare o meno alcuni concetti, tipo la pulizia, il tipo di struttura visiva aiuta alla leggibilità anche, per esempio. Quindi Certo. la comunicazione visiva è un qualcosa che poi si inserisce all'interno della comunicazione in maniera più Generale. ampia, sì. Quali sono i vantaggi principali che derivano da una efficace comunicazione visiva? Parliamo, diciamo, a imprenditori e professionisti, ecco, piccoli imprenditori e professionisti. Allora, ci sono diversi vantaggi. Allora, una delle funzioni, diciamo, la principale funzione della comunicazione visiva è attirare l'attenzione, agganciare. Tu sei su LinkedIn, stai guardando il feed, a un certo punto ti fermi perché vedi un'immagine che cattura l'attenzione. Non hai ancora capito perché, ma ti interrompe un attimo, ti cattura l'attenzione. A quel punto l'immagine deve essere pensata e strutturata per portarti a leggere quello che c'è sotto l'immagine, che di solito è un titolo, per esempio. E poi il titolo ti porterà a leggere il testo, eccetera. La funzione principale è questa, una comunicazione visiva ben strutturata serve proprio a questo. Un secondo vantaggio di tutti i contenuti visivi è il creare, se sono fatti bene, creano fiducia rispetto al brand. Cioè tu utilizzi delle fotografie per comunicare, se le utilizzi nella maniera corretta, costruisci la fiducia verso il tuo pubblico, verso i tuoi clienti. Un altro vantaggio è che la comunicazione visiva a colpo d'occhio ti permette di posizionarti o distinguerti dalla concorrenza. Questa è un po' più complessa da comprendere e da attuare, però con uno studio ad hoc.
si può arrivare a questo livello, insomma. Un altro vantaggio è la memorabilità, per esempio. Se si struttura bene una comunicazione visiva nel tempo, attraverso la ripetizione, per esempio, di alcuni colori, di alcune forme, di alcuni linguaggi visivi, è possibile creare un dialogo regolare appunto nel tempo e quindi alimentare appunto la fiducia e la memorabilità del tuo brand nella mente del tuo interlocutore. Chiaro. Volevo cominciare a smontare qualche convinzione. Per il professionista, il piccolo imprenditore, logo sì o logo no? E quando è davvero necessario dotarsi di un logo? Allora, questa cosa è una cosa per cui mi odiano tutti i miei colleghi, nel senso che tutti i graphic designer dicono: no, il logo è la soluzione di tutti i mali, ti serve a comunicare qualsiasi cosa perché rappresenta un brand, no? E quindi di solito cosa si fa? Ok, c'è una persona che fa personal branding, quindi comunica il proprio brand. Di solito chiede a un graphic designer di fare un logo, il graphic designer fa un logo con un bel marchio, il simbolo, nome e cognome, lo consegna e sono tutti contenti. Ecco, secondo me questa cosa non funziona. O meglio, io mi sono sempre chiesto perché una persona dovrebbe nascondersi dietro un logo quando il suo viso comunica molto meglio l'identità di qualsiasi logo. Cioè, se io dovessi fare un logo Cristiano Guerra, faccio un logo, faccio un simbolo, ok, e te lo metto davanti. Poi ti metto davanti la mia faccia, il mio viso. Delle due, qual è la cosa che ti ricordi di più? Ah, sicuramente il viso, vero? Chiaro? È il Sì. viso. Ma perché? Cioè, identifica proprio la mia persona. Ha Certo. più dettagli di qualsiasi logo, è più espressivo di qualsiasi logo. E quindi io porto avanti questa battaglia per cui dico a tutti che se hanno un personal brand e comunicano col loro nome e cognome, non hanno bisogno di un marchio, di un simbolo, non devono nascondersi dietro un marchio, devono mostrare la propria faccia, quindi una bella foto professionale affiancata dal nome e dal cognome, È semplicissimo. sufficiente trovare magari un font leggibile Esatto, un font leggibile senza troppi giochi o grafici. belli. Sì. Esatto, che distraggono Ok. e basta, la comunicazione si struttura così. Caso diverso invece se tu hai un'azienda, hai un prodotto, hai un servizio, allora in quel caso non è una persona, quindi un logo aiuta a memorizzare meglio il nome piuttosto che l'identità di quel prodotto, piuttosto che i valori legati a quell'azienda. Allora in quel caso sì che ci vuole un logo, un simbolo, un marchio, poi si vede qual è la soluzione migliore. Certo. Da esperto di comunicazione visiva e estraneo al settore immobiliare, che idea ti sei fatto tu degli agenti immobiliari e delle aziende che lavorano nell'immobiliare da un punto di vista ovviamente grafico e di comunicazione? Allora, guarda, ti dico, io negli ultimi 10 anni ho cambiato 5 case, quindi ho avuto un po' a che fare Vabbè, con... bella esperienza allora. Esatto. No, ho conosciuto tante persone e ti dico, a livello di brand, io dopo aver cambiato l'ultima casa, mi sono fatto amico un agente immobiliare, no? Cioè, l'ultima persona che mi ha seguito un po' per la casa è diventato mio amico. In realtà poi non me l'ha venduta lui, nel senso che poi, vabbè, ok, un altro motivo. Però Siete rimasti amici in questo modo. siamo rimasti. Esatto, sì, quello sì, quello sì. E niente, no, io quello che... Cioè, quando io adesso penso ad agente immobiliare, penso a questo mio amico. Quindi io, agente immobiliare, ho in mente un amico, la figura di un amico. Prima di conoscere lui, diciamo che invece l'immagine era quella di un venditore che comunque non mi conosceva, e quindi doveva fare solo i suoi interessi. Io cioè, immaginavo di essere comunque una pedina all'interno del suo business e finisce lì.
E poi doveva essere comunque, cioè il rapporto è sempre stato un rapporto molto veloce con queste persone, quindi ti dico, rapporto abbastanza freddo, nessuno si è, diciamo che si è mai, nessuno delle persone che ho incontrato io ha mai costruito il proprio personal brand, quindi diciamo che non, sì, parlavo con questa persona, ma non avevo la percezione che lui mi stesse parlando per se stesso, cioè non so se riesco a spiegare. Certo, era un po' Parlava. parlare con una terza persona non presente. Sì, esatto, parlava un po' per conto del suo marchio, mi diceva no, le cose funzionano così, si fanno così, però sentivo la mancanza proprio di un rapporto più umano, che è una cosa che ovviamente poi soprattutto in questi contesti in cui ci sono di mezzo, c'è cioè di mezzo il denaro, ci cioè sono di mezzo valori importanti. Sai, se hai la sensazione che tutto si basa su una transazione, il rapporto, insomma, rimane sempre un po' freddo, fai sempre i calcoli sul Certo. spendere meno, e secondo me non è il modo giusto di rapportarsi con i clienti. Con i clienti, secondo me, bisogna costruire un rapporto che sarà comunque, ok, un rapporto che si basa su una transazione, però deve essere un rapporto umano. Certo. Cioè, de devo sentire che dall'altra parte c'è una persona e non un passacarte piuttosto che uno che a fine mese deve fare dei Raggiungere un risultati. obiettivo, certo. Esatto. Chiaro, chiaro. E tornando un attimo ai loghi, a parte, vabbè, i grandi marchi, le grandi aziende del settore immobiliare, ci sono una miriade di piccole agenzie territoriali che hanno adottato, per dire, loghi pieno di casette, chiavi, strette di mano, tetti e chi più ne ha più ne metta, ecco. C'è modo di uscire un po' fuori da questo tunnel grafico abbastanza ovvio? Sì, allora, quello che si fa di solito, questo capita non solo nel tuo settore, ma un po' in tutti i settori. Uno ha bisogno di fare un logo per la sua azienda, allora dice ok, io mi occupo di consulenza finanziaria, ok, allora utilizzo il grafico che va verso l'alto, la freccetta, Sì. che però sono tutte immagini, ok, che rappresentano in qualche modo quel settore, ma le utilizzano tutti. Il problema è quello, non è il problema che non funzionano o non hanno senso, hanno senso, ma le utilizzano tutti. Quindi io devo fare un lavoro per cui arrivo a differenziarmi anche con l'immagine. Quindi quando io faccio una ricerca per un logo all'interno di un contesto, di un mercato abbastanza affollato, cerco sempre di arrivare a una sintesi visiva che vada un po' al di fuori della solita iconografia di quel mercato. Non è semplice e a volte è difficile anche spiegare al cliente perché hai fatto quelle scelte, però se tu hai fatto un percorso per arrivare a fare quella scelta, la spieghi al cliente, gli spieghi che comunque il risultato è un logo diverso e quindi in automatico spicca tra gli altri. Quello, cioè, diciamo, è un bell'obiettivo e si dovrebbe far così. È un po' una questione di posizionamento. Allora, io quando faccio i loghi, consegno dei report, no? Faccio un'analisi di posizionamento visivo. Cosa vuol dire? Faccio una tabella, prendo tutti i loghi dei concorrenti, li inserisco all'interno di questa tabella e trovo lo spazio, o meglio, vado a vedere dove c'è lo spazio libero dal punto di vista visivo. Per costruire un logo diverso dagli altri. Poi magari questa cosa te la posso mandare così la puoi condividere. Sì, Vabbè, ovviamente. Magari potremmo, diciamo, fare un hangout specifico proprio sulla costruzione del logo anche, magari sì. sull'uso del colore, sulle linee, insomma, credo che avremmo tante cose di cui discutere, ecco, nelle prossime Sì. settimane. Poi, tra l'altro, quelle cose poi alla fine sono la parte finale della costruzione di un logo, Ok. le linee, il colore.
tanti partono da quello, in realtà sono solo un mezzo per esprimere dei contenuti diversi. Sì. Poi vabbè, lo spiegheremo dai in un altro ingaggio. Assolutamente, assolutamente. Allora, io ho scoperto Cristiano perché su LinkedIn ha cominciato a un certo momento a pubblicare una serie di loghi famosi, ma semplicemente reinterpretati secondo il suo stile. E quindi ho detto, ma perché non facciamo questa cosa anche nell'immobiliare? Quindi da un lato chiederò a Cristiano di recensire un brand, quindi in qualche modo dare un significato verbale alla rappresentazione, a ciò che rappresenta quel brand attraverso le immagini, le linee, i colori. Dall'altro chiederò a Cristiano poi di così reinterpretarlo fisicamente. Facciamo questo gioco per vedere anche che tipo di gradimento può venire fuori. È un gioco che riserviamo a questa community e facciamo così fare uno sforzo di creatività e fantasia a Cristiano. Cosa dai, volentieri. Sì, volentieri. Poi può essere interessante anche per ragionare sul proprio logo, se qualcuno sta pensando di rifarlo. Sì, perché specifichiamolo, cioè volendo ti possono ingaggiare, voglio dire, no? Ah sì, sì, nel senso il mio lavoro, io mi occupo di costruzione del brand dal punto di vista visivo, quindi i loghi fanno parte del mio lavoro assieme ad altre espressioni visive. Certo. Comunque sì, il logo è uno degli elementi su cui lavoro spesso. E, dai, volentieri, facendo questo gioco poi posso, mi è facile anche spiegare delle cose interessanti legate alla ricerca dei segni giusti, dei colori giusti o delle espressioni giuste. Benissimo, allora dacci un'anticipazione, questa settimana partiamo con un brand che hai scelto, che è un brand, non so se lo conoscete, Remax si chiama. Ah, Remax, sì, certo. Ah, certo. Remax, sì, okay. Sì, Remax. Ok, sì, magari l'avete visto. Questa è una sfida, fra colori, mongolfiere e voglio dire, sì, slash tra i caratteri, sarà interessante. Capire cosa per te rappresenta, cosa comunica e magari capire anche così, siamo curiosi di vedere la tua reinterpretazione di questo logo. Va bene. Dai, perfetto. Allora, analizziamo insieme il logo Remax. Probabilmente conoscete tutti la storia. Nel 1978, durante un famoso festival americano di mongolfiere, alcuni affiliati Remax del New Mexico fanno volare una mongolfiera col logo e i colori Remax. Alla casa madre di Denver piace questa immagine della mongolfiera col loro logo in alto nel cielo e crea questa illustrazione che vedete, che diventerà poi il loro marchio. Analizziamo questo logo. Ha dei significati positivi che sono volare alto, visione ampia, portare lontano, la libertà, ma anche dei significati negativi, che sono pallone gonfiato, tutta aria niente sostanza, no controllo, sono dei significati che diamo noi secondo la nostra esperienza e la nostra cultura. Ma c'è un elemento che rende vincente questo logo, ed è il fatto che è diverso. Nella nostra mente si posiziona lontano da tutti quei loghi di agenzie immobiliari con le solite immagini stereotipate. Quei palazzi, la chiave, la casetta, i tetti, sono tutte immagini che ci dicono che queste agenzie sono tutte uguali. Mentre l'immagine della mongolfiera è diversa, quindi posiziona Remax in un altro punto della nostra mente. Poi starà a Remax comunicare in cosa sta la sua diversità. Ma nella nostra mente appunto ha già conquistato uno spazio tutto suo sopra tutti gli altri, come appunto sottolinea anche il loro slogan. L'anno scorso poi Remax fa il restyling del logo, lo migliora e lo semplifica. Questo perché da un test su 20.000 clienti scoprì che più del 51% pensava che il logo fosse vecchio e più del 64% che la mongolfiera fosse poco moderna. Quindi cosa fa? Analizza i segni distintivi del vecchio logo, che sono i colori rosso e blu, lo slash rosso nella parola Remax e
la scritta in stampatello maiuscolo e li mantiene anche nel nuovo logo. Semplifica l'immagine della mongolfiera e il logotipo, cioè le lettere che compongono la parola Remax. Perché semplifica? Perché il logo ormai è conosciuto e quindi può eliminare i dettagli descrittivi più piccoli e rimanere più leggibile quando viene riprodotto in piccolo, per esempio sugli schermi dei cellulari. Se state progettando il vostro logo, vi lascio alcune domande che possono esservi utili per evitare di basarvi solo sul fatto che sia bello o meno, che tra l'altro è un giudizio personale. Quindi, chiedetevi, ha un elemento differenziante, come nel caso della mongolfiera per Remax? Utilizzate meno colori possibili? È il più semplice possibile, cioè la forma, la figura che date al vostro logo è la forma più semplice possibile o si può semplificare? È leggibile se è ridotto in piccolo? Ultima domanda, è descrivibile in 5 parole il vostro logo? Per esempio, se vi dico una mela morsicata, sapete di che logo sto parlando. Una mongolfiera, se nell'ambito immobiliare, sappiamo di che logo stiamo parlando. Quindi fatevi queste domande analizzando anche il logo che avete già per capire se funziona al massimo. Provate a immaginare un'evoluzione del marchio Remax tentando di semplificarlo ancora di più. Eccolo. Ho mantenuto in pratica tutti gli elementi identificativi del marchio, cioè la forma della mongolfiera, i colori rosso e blu, lo slash rosso e il logotipo in maiuscolo. Il logotipo è la parola Remax. Inoltre, questo tipo di forma, a goccia rovesciata, mi ricordava un altro simbolo che vediamo spesso nelle mappe delle nostre città, che è questo, l'icona segnaposto. Quest'icona potrebbe essere utilizzata nella comunicazione interna ed esterna per indicare le sedi Remax, oppure le case gestite dalle agenzie. Cosa ne dite? Funziona? Bene Cristiano, allora ti ringraziamo per la tua cortesia e disponibilità, ti aspettiamo quindi con ansia per il prossimo hangout, sempre su giordopaterna.com. A presto!